Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di piccoli frutti e parliamo di uno dei piccoli frutti per eccellenza, ovvero del mirtillo, che noi siamo abituati a vedere, almeno il sottoscritto, sulle torte. Guardate che bella questa pianta, guardate come carica. Di questi mirtilli che specie sono? Mirtillo americano, Vaccinium corymbosum, varietà Burleston, è una varietà tardiva che fruttifica, come vedete in questo vaso, pianta in vaso, anche non troppo concimata, guardate quanti frutti possiede. Ma dai, ma e questa pianta, Franco, può rimanere sempre in vaso? Sì, basta bagnarla. La prerogativa di queste piante, come vedete, c'è il mirtillo maturo e il mirtillo ancora in fase di maturazione, perché la maturazione del mirtillo è scaglionata, dura 3 settimane, 1 mese. Come vedete, questa pianta riesce a produrre più di 1 chilo di frutti. Ma dai. Per di 4 anni. Le tempistiche di questa pianta mi interessano. Allora, piantina piccolina, dal secondo anno va già in produzione. Quarto anno, come vedete, di questa ha 4 anni. Sì, è una pianta che va in produzione seria. Comincia a fare frutti. Sono piante destinate a durare 25-30 anni. Quindi arrivano a fare 6 kg di frutti per pianta. Però. È una pianta acidofila, non dobbiamo dimenticarci di dirlo perché è fondamentale. Se noi mettiamo una pianta come del mirtillo in un terreno calcareo, non avrà vita lunga e non avrà produzione. Quindi chi abita come me nelle zone vicine limitrofe al lago e ha un terreno acidofilo, esatto, può metterla tranquillamente in terra. Esatto, e in terra si sviluppa ancora di più? Ancora di più, è una pianta che viene sul 1,50 m, 2 m a seconda della varietà e non richiede potature. Sono piante molto semplici perché fruttificano sui rami vecchi, quindi meno le potate, più mangiate. E allora l'ultima cosa che chiedo a Franco, se posso assaggiare uno di certo. Questi frutti. Io sono naturale, dopo non trattati, vi dico a chilometro zero. Vi posso assicurare che il gusto è molto molto gradevole, è dolcissimo e penso che freddi sarebbero ancora più buoni perché in questo momento sì, nella serra fa un po' caldo. Quindi ripetiamo il nome di questo tipo di mirtillo, Franco? Burlington. Burlington. Quindi se vogliamo una pianta generosa che ci permette degli ottimi raccolti e possediamo anche solo di un balcone dove possiamo mettere questo vaso, ricordate, mirtillo Burlington. E Alessandro, Franco Veimaro e il mirtillo che mi sono appena mangiato vi salutano, vi chiedono di mettere un bel pollice all'insù come sempre e di condividerlo nei social. Ciao e alla prossima!